Babettes.it. È arrivato l'universo cinematografico Bonelli, lo aspettavamo con grande curiosità. Dampir di Riccardo Camello ha un prologo molto convincente in cui ci sono due distanze che subito vengono rese molto epiche dal cinema, dalla regia cinematografica. Perché? Perché la camera di Camello, tra mille effetti speciali, fa vedere la corsa al galoppo di un uomo che poi in realtà è un super vampiro, che rimane bloccato dall'altra parte di un canyon contro tre streghe che stanno facendo partorire una donna e stanno proteggendo la nascita del bambino dall'arrivo di quest'uomo a cavallo. Il prologo è molto bello ed è così bello che crea dei grossi problemi per il futuro, per il proseguio di Dampir. Perché? Perché è un prologo chiaramente girato così bene, storyboardato così bene, con degli effetti così convincenti, soprattutto su come elimini la distanza fisica e quindi magia. Noi vediamo i personaggi in primissimo piano che si parlano a distanze di chilometri, quindi immediatamente viene fuori il potere della magia, il fatto che siano tutte creature sovrannaturali, quelle che sono in campo proprio letterale, nel fotogramma, perché sono un vampiro a cavallo che rosica perché sta nascendo qualcosa che lui deve uccidere, tre stregone della Madonna che evidentemente sono molto forti a livello di magia e già c'è uno scontro di magia che immediatamente ci fa capire le forze in campo, e la signora partorente e la creatura che sta per nascere. È tutto così fatto bene che poi i problemi arrivano dopo. Perché? Perché c'è uno stacco, supponiamo vertiginoso a livello di anni, perché arriviamo al 1992, siamo nei Balcani, chiaramente c'è un riferimento alla guerra in ex Jugoslavia, e parte Walk on the Wild Side di Lou Reed da Transformer, dal suo album nella cui copertina c'era lui che avrebbe ispirato Frankenfurter per The Rocky Horror Picture Show, e parte Dampir Horror Picture Show, cioè parte un film che ha un problema soprattutto in relazione a quel prologo così bello, secondo me, in relazione proprio alla natura del protagonista, e cioè un signore che è parecchio che sta tra noi e non si capisce, e che evidentemente ha a che fare con quel prologo molto bello che abbiamo visto, e che era una delle persone dentro quel prologo. Non era le streghe, non era il vampiro a cavallo e non era la donna partoriente. A questo punto parte questo film dove lui deve ritrovare contatto con se stesso, con la sua storia, e questo è un grosso problema drammaturgico a mio parere, e che un film come Highlander aveva risolto molto bene attraverso quel montaggio divertentissimo che faceva anche capire un po' la vertigine psicologica che possiamo avere, ognuno di noi, che può avere ognuno di noi, sia che sia il vampiro di Klaus Kinski di Nosferatu, sia che sia appunto l'immortale di Highlander, quando non schiattiamo mai, no? Ci viene da ridere, ci facciamo ammazzare nei duelli che ci danno Barry Lyndon, ci ubriachiamo, attraversiamo delle epoche, delle ere. Qui